Bentornati in questo nuovo vlog. Ho appena finito di lavorare, parte per Monaco di Baviera. Sono sulla Transpolesana, 5 ore all'arrivo. Cosa sto andando a fare in Germania? È il compleanno di Yannick, sto riportando l'auto in Germania da Bianca, che è la sorella di Sebastian. Verone, piove a dirotto, ma porca. C'è un restringimento di corsia, quella dei camion. Non prendete mai la corsia di destra nei restringimenti. Sono fermato in un autogrill, cioè è bombardato di camion ovunque. La situazione è così. La chiamata è stata ricevuta. Non mi apre la di non scendere dal veicolo. Grazie. Posso andare? Posso andare? Posso andare. Sono le 23:35 e sono arrivato a Monaco di Baviera. Vogliamo parlare delle ciabattine di Sebastian? Belle da Dio. Tipiche colazioni bavarese. Birra, salciciotti e sempre. Pomeriggio di lavoro qui in showroom da Sebastian e mi sono accampato qua, top living. Lei è Bianca, che è la proprietaria di questa fantastica autovettura. Stiamo andando verso Sebastian a fare il 15° aperitivo di compleanno di Yannick. E lo raggiungiamo dove? A Schwaben. So. Racconta cosa è successo. No, posso raccontarlo un'altra volta? No, dai, raccontalo. Dai, non sono in forma. Abbiamo scoperto che Carmen, che è lei, era in classe con Bianca, che è la sorella di Sebastian, e tipo si sono presentate, ma dopo sono 28 anni che non si vedevano e si sono incontrate stasera per caso, per colpa di Sebastian. È il suo compleanno. Cos'è questa roba qua? Questa è un'ostriche con uno scampo. Un'ostriche con uno scampo. Quella lì è la migliore insalata col tartufo che ho mai mangiato. Wagyu. Era tipo una marshmallow con dentro una pallina, perché non ho capito di cosa era piena. No. Sabato mattina e Bonnie, che è un genio, non sapeva. Ieri sera ho parcheggiato la macchina di Sebastian sulla corsia riservata ai taxi e ce l'hanno portata via. Abbiamo questi due mezzi qua. Sei contento, Sebi? Vlogghetto. La posizione che dava la macchina non era quella corretta. Quindi adesso stiamo andando a prendere un'altra macchina. Cioè una per recuperare la macchina. Abbiamo trovato la macchina, la Sixt però. Beh, comunque mica male i mezzi della Sixt. Siamo arrivati a Francoforte praticamente a prendere la macchina. Chissà se ce la danno davvero. L'auto c'è. La rimozione a Monaco, 473 euro. Qua c'è l'allevamento di conigli di sua sorella. Dove vai, coniglio? Konnichiwa. Ti devi fermare. Sono stato talmente furbo da tirare fuori la carta di credito e ovviamente perderla, non la trovo più da nessuna parte, l'ho bloccata, ma vabbè, qualche modo farò. Sto camminando verso l'hotel. Comunque è stranissimo incrociare le persone e ti guardano, perché ovviamente sembra che gli stai mostrando lo schermo del cellulare, dato che sto registrando col cellulare, e ti guardano come un pirla. Sono arrivato al pacià. Però le sarà. Via, spacca la spa. Che è veramente veramente molto faica. Le faccio vedere. Stanno facendo vedere colazione da Tiffany. Questi sono i miei fit. Hop. Jimmy, non è una foto. Si è spento Pascal. Si è spento. Le 13:27 e io e il buon Sebastian, saluta SB, stiamo partendo in direzione di Stoccarda, dopodiché andremo a Berlino. Quante ore di viaggio sono? Posso andare veloce? Puoi andare veloce. Se vai lento? 12. Se vai veloce? 7. Ora, curiosità del giorno, forse non tutti sanno che le targhe tedesche hanno un senso. Per esempio, questa significa che è di Monaco, ma al centro di Monaco, perché se ha una sola lettera, a differenza per esempio di questa, ne ha sempre una. Vabbè, insomma, solo una lettera è centro, mentre due lettere? Fuori. Tre lettere invece sei praticamente in mezzo alla campagna. Tranne Hamburgo. Hamburgo è doppia H. Ecco, tipo questa. Ver. W-E-R. Cosa vuol dire? Chi. Ver. Chi. Non ver. Chi. Ah! Ferrarese ver, l'altra quella. È il maiale. Non bev niente.
Visto che i tedeschi sono sempre moderati, vi presento, cari amici del vlog, un pacchetto di sigarette da 46 paglie. Mi diceva Sebastian che costa 15 euro, esiste anche da 18 euro. È arrivato il momento del pranzo. Sebastian adora quando accendo il video, però. Si immobilizza. Sì. Sembra tipo una capretta. Quelle caprette, quelle che quando gli fai paura si siedono sul lato. E comunque mangiamo un Burger King. Sebastian mi ha appena comunicato che abbiamo attraversato il cartello di No Limits, 603 km da fare per arrivare a Berlino. Scendiamo la cavalleria. Hai fatto una scorreggina, Sebastian? No, però sento anch'io un po' il rumore. Non l'ho fatta io. Cioè, poi tra l'altro fai 2,20 come allo Smart facevo i 90. Passando all'interno di un mega campo eolico, ma da là a qua. Berlino ci son stato con Bonetti, era un po' triste, molto grande. 8 ore e 900 km dopo siamo arrivati a Berlino. Allora ci siamo incamminati qua per andare a mangiare qualche cosa e mangiamo il tipico Currywurst, che è un würstel con Mit ketchup. Esatto. Ein Radler und ein normales Bier. Dai vedere questo Currywurst. Sono qui in negozio a Berlino da Sebastian. Piccola pausa, sto tornando alla mia postazione. Però ce l'ho perso, tra l'altro. Ah no, sono arrivato in fondo. Più in là il mio living. Lì. 8:36. Siamo appena usciti dall'ufficio, che devo dire è stato molto comodo. E quindi questa è l'ultima notte a Berlino. E andiamo subito fuori senza cambiarci. E poi ci faremo la doccia dopo. Allora, devo ammettere che queste luci danno un'estrema soddisfazione. A parte che sembrano due tette. Il telefono. Cosa cazzo è un Kurfürstendamm? Ah, ma è la stazione. Perché si chiama U-Bahn quella, che sarebbe la Metropolitabahn. Sarebbe no. Il? Kaufhaus. È gigantesco. Abbiamo preso anche i monopallini. Dopo la nostra corsa in monopattino siamo arrivati nel centro Potsdamer Platz, che è l'unico posto di Berlino che conosco e mi ricordo. Siamo arrivati in questo fantastico locale asiatico, vietnamita, e ci hanno portato questo cibo qua. Siamo al centro di Potsdamer Platz, è una baza gigantesca. Fiku. Quella là è la torre della televisione di Berlino. Qua c'è la macchina che ci porterà a casa. Che oggi si lavora dagli uffici di Use Perfect, anzi dallo showroom di Use Perfect. Direzione aeroporto, detto anche Flughafen. Quindi grazie a Sebastian. Prendo il volo, vado a Milano. Ho fatto una corsetta, ma dovrei avercela fatta.